di disordine, vero? C'è un motivo. Ogni tanto mi piace di riorganizzare tutta l'attrezzatura fotografica. In realtà, mentre stavo facendo quindi questo lavoro, tra virgolette, di pulizia, ho pensato a un altro video. Perché l'altra volta abbiamo parlato dello zaino, anzi della borsa fotografica, cioè quello che quotidianamente porto con me quando vado a fare qualche uscita fotografica. E quindi una borsa molto minimal, con una macchina fotografica e un unico obiettivo, massimo due, e poi qualche accessorio. E adesso invece voglio parlare dello zaino fotografico, cioè quello che io chiamo lo zaino per ogni circostanza, ovvero quella borsa fotografica, quello zaino fotografico, anzi, che è buona per tutte le occasioni e che io tengo sempre pronto, perché alcune volte può capitare che magari ricevi una telefonata all'ultimo minuto o magari sei fuori casa e non hai il tempo necessario per organizzarti per una specifica escursione fotografica. Quindi cioè tengo con me sempre pronto uno zaino fotografico che è già all'interno, trovo tutte le lenti e la macchina fotografica che mi serve per poter affrontare qualsiasi tipo di uscita. Allora, lo zaino in questione è questo Lowe Pro, che adesso andremo ad aprire per vedere cosa c'è nel suo interno. Facciamo un po' di pulizia però prima. E allora, vediamo cosa c'è nello zaino fotografico di oggi. Intanto, solito pacco di fazzoletti, che mi torna sempre comodo, e una penna. Poi c'è anche una piastra. Una piastra, io uso, ho diversi treppiedi, tutti manfrotto, quindi le piastre manfrotto sono universali fra loro, cioè tutti i treppiedi mi vanno le stesse piastre, quindi una la porto sempre nello zaino, anche perché poi porto sempre un treppiede in macchina, quindi mi può tornare utile. Allora, poi ho lateralmente nella tasca laterale ho una tracolla. Questa è molto comoda perché si fissa nella base della macchina fotografica, e quindi la macchina fotografica, anche se magari può essere un po' più pesante del normale perché qui c'è una reflex e non una mirrorless, diciamo che comunque facilita i movimenti, quindi non diciamo che stanca meno rispetto alle altre tracolle, però non è che la uso sempre. Allora, vediamo, abbiamo un treppiede piccolino, cioè in teoria è come quello che abbiamo fatto l'altra volta, soltanto che si allunga un po' di più. Quindi ho questo treppiede della Manfrotto che può tornare sempre utile. Poi ho un telecomando per le lunghe esposizioni, eccetera, per uso di solito quando vado a fare fotografia notturna. Vabbè, un telecomando può sempre, anche questo, tornare utile. E poi c'ho per pulire la macchina fotografica la pompetta. Questo, qualche altro. Poi c'ho due filtri, un filtro all'infrarosso, se non sbaglio a 720, no, 760 nanometri, e poi un altro filtro, ecco qui, se riesco ad aprire, un altro filtro che porto sempre con me perché è un ND, mi pare 10 stop se non sbaglio, e lo porto sempre con me perché mi può servire per fare lunghe esposizioni, eccetera. Quindi, due filtri, sono tutti e due di 82 di diametro, e uso questi due filtri di 82 di diametro perché di solito li uso su questo obiettivo qui, che è il Tamron 24-70, quindi una lente molto versatile che mi permette di fare quasi tutto. Sì, e una volta prima di utilizzare il 24-70 utilizzavo come lente
tutto fare il 24-120. Mi sono pentito di averlo venduto quell'obiettivo perché era ottimo per il viaggio. Io portavo solo quella lente, era un F4, però portavo solo quella lente, avevo tutto con me. Adesso invece sono costretto a portare un po' più di cose. Comunque, il 24-70 della Damron è un obiettivo che mi piace, ce l'ho da tanto tempo e mi soddisfa. Poi ho sempre Tamron, se non mi sbaglio, il 15-30. Il 15-30 anche questo è un obiettivo fantastico. L'ho preferito a suo tempo al 24, al 14-24 della Nikon. Quando lo acquistai, all'inizio non ero tanto convinto, invece mi ha dato tante soddisfazioni. È un obiettivo davvero, davvero buono. Quindi 24-70, 15-30 e poi un altro obiettivo che uso, che porto sempre con me in questo zaino fotografico, è il 70-200. Il 70-200 della Sigma. Anche questo obiettivo, ho scelto questo obiettivo preferendolo sia al Tamron che al corrispondente Nikon per un semplice motivo. Perché diciamo che questo obiettivo è molto più leggero rispetto agli altri 2.8 70-200, è molto più compatto, quindi me lo posso portare tranquillamente dietro senza soffrire tanto, diciamo, perché comunque è abbastanza compatto e ha una buona qualità di immagine, mi ha sempre regalato delle bellissime fotografie. Tra le altre cose, a differenza degli altri obiettivi, almeno all'epoca quando lo comprai, quindi mi pare il primo modello del 70-200 del Tamron, eccetera, io ho comprato anche un adattatore. Adesso è un po' così rovinato, però ho comprato anche questo adattatore 2x. Però questo teleconvertitore mi permette di, certo, raddoppiare la focale, però di avere comunque una qualità, diciamo, abbastanza buona. Quindi, in poche parole, questo obiettivo che magari viene un po' snobbato proprio perché c'è il Nikon che è nitidissimo e anche il Tamron che è un ottimo obiettivo, poi adesso c'è la seconda generazione che è ancora meglio, però in realtà poi quando vai a mettere un moltiplicatore di focale perdono molto. Invece all'epoca mi ricordo che mi studiai proprio i vari obiettivi, questo era quello che perdeva meno moltiplicando la focale e quindi ho scelto questo. Ma principalmente, vi ripeto, è per una questione di pesi e ingombri, quindi questo qua era quello che pesava meno ed era comunque quello che mi dava una buona, cioè diciamo qualità, prezzo e prestazione, diciamo più che buona e quindi ho scelto questo. Quindi questi tre obiettivi, questo convertitore qua di focale, questo moltiplicatore di focale e poi la macchina fotografica che è no, qualche batteria, due o tre batterie, dipende quante sono cariche, al momento ne ho due perché l'altra è nel battery grip e l'altra all'interno. Di solito esco con tre batterie e poi la mia macchina fotografica preferita, la mia reflex preferita che più volte mi hanno chiesto appunto di venderla, ma non sono mai riuscito a staccarmi da questa macchina fotografica che è la 750, la D750. In questo caso c'è montato un 35 mm F2, è una lente che io uso spesso, alterno il 35 al 28. Quasi sempre però in questo zaino c'è il 35 perché è diciamo molto più compatto rispetto al 28. Ce l'ho qui il 28, lo prendiamo così. Anche il 28 non è grande, ma è un po' più lungo. Quindi io di solito utilizzo il 35
Il 35 perché la maggior parte delle fotografie le faccio con questa lente. Nel caso però, in base all'uscita, diciamo che ho tutti gli accessori che mi servono, tutte le lenti che mi servono per potermi divertire ugualmente. Ma nel caso di uscita, diciamo così, normale, senza nessuna pretesa, quasi sempre porto soltanto la macchina fotografica col 35. Quindi questo è lo zaino, diciamo, per tutte le situazioni. Questo è lo zaino che mi porto se devo andare in montagna, o se devo andare al mare, se devo fare, che ne so, street, se devo fare qualsiasi cosa. Io so che con tutto quello che c'è già preparato in questo zaino, mi torna utile per il 90% delle cose che mi possono venire in testa. E lo tengo sempre pronto. Quindi mettiamo che stasera qualcuno del club mi dice: ah, andiamo a fare delle fotografie in Aspromonte. Benissimo. Allora, io magari torno tardi dal lavoro, quindi non ho il tempo per scegliere gli obiettivi, o magari anche cose banali, anche le batterie. Io qui metto anche le batterie, perché? Perché magari ho necessità di usare il telecomando e poi arrivo sul posto, magari dopo aver fatto 2 ore, 2 ore e mezzo di macchina, e non ho le batterie. Invece io in questo zaino ho quasi sempre tutto, tutto quello che mi serve per ogni cosa. Però in linea di principio questo è tutto quello che metto in questo zaino, che non è poi neanche tanto grande, riesco a far entrare tutto qui. Possiamo continuare anche su questa, in attesa di fare qualche bella uscita fotografica. Possiamo ogni tanto anche fare questo genere di video che comunque a me piacciono tanto. Va bene, alla prossima. Ciao ciao.